Cari amici impattati, ben ritrovati a una nuova puntata del GCN Italia Shoji Show numero 154, Giorgione! Oggi puntata triste, parleremo delle più grandi frustrazioni del ciclismo, in realtà lo faremo in modo divertente, quindi non sarà una puntata triste. Iniziamo lo show! Lead story! Un lead story leggermente, con una punta di frustrazione. Punta di, l'hai notata? Di frustrazione. Tanto mi hai scelto una parola facile da dire più volte. Comunque c'era una puntina di frustrazione, secondo me, questo lead story. Sì, più che altro abbiamo pensato un pochino alle cose che danno più fastidio al ciclista e lo buttano proprio giù di morale. La prima che viene in mente è che tu sei un ciclista in bicicletta, hai degli amici che magari... Da una vita. Hai degli amici che trovi al bar la mattina a leggere la Gazzetta o l'hai conosciuti, oppure una compagna che non è mai andata in bicicletta. Dici, dai, ma vieni in bicicletta, me lo convinci, lo aiuto a comprare la bicicletta. Mi fai vedere i video di GCN Italia. Lo metti in bicicletta e dopo un paio di mesi, dopo tu che vai tutta la vita in bicicletta, dopo un paio di mesi il tuo amico, il tuo compagno o la tua amica a un certo punto ti superano e vanno più forti di te. Ti staccano proprio in salita e questo è uno dei momenti più frustranti per il ciclista che pedala per passione, però che ha sempre quella puntina di orgoglio, perché tutti vi diranno sempre: io pedalo solo per star bene in bicicletta, per star bene fisicamente, perdere qualche chiletto. Però poi quando si trovano magari con il gruppo di amici o di conoscenti che pedalano con loro, ci tengono un minimo a non farsi staccare troppo, oppure evitare di soffrire in momenti dell'uscita in bici non difficili, tipo in pianura. Se uno ti mette in difficoltà in pianura, ti dà fastidio, sì. C'è l'orgoglio che è ferito, c'è poco da fare, Giorgione. Sì, poi a volte capita che gente non allenata, coi pelazzi, con una bicicletta da 200 euro, vada più forte, sì, altro momento, che è salita, e lì momento difficile. Momento sì. Tu hai speso anche tanti soldi per la tua bici e vedere un ciclista un po' sgangherato andare il doppio di te è frustrante. Però c'è anche l'altra faccia della medaglia di questa situazione. Sì, ci sono ciclisti che magari uscivano con un gruppo, però poi... Cioè, bisogna mettersi nei panni di quello che si cimenta da poco. Sì. Inizia a andare... Da poco, magari basta che cambia qualcosa nella vita, si cambia lavoro, cambia qualcosa che ti permette di allenarti di più, a un certo punto ti rendi conto che il gruppo con cui uscivi non viene dietro. Cioè, arrivi in cima alle salite di aspettare un quarto d'ora per prendere freddo i tuoi amici, perché loro continuano a non muoverla come non la muovevi tu prima. Allora... Quindi anche lì ti senti, ma io cosa ci faccio? Tu sei frustrato perché nessuno ti vuole... Perché i tuoi amici sono frustrati perché ti hanno convinto a riuscire in bici con loro e a un certo punto inizi ad andare più forte. Comunque, vabbè, queste sono cose che uno può farci caso oppure non farci caso. La vera frustrazione, secondo me, la vera, è che in bici non si ha mai fame nei momenti giusti. Sì. Ovvero. Esatto. Devi fare una gara, ti alzi la mattina alle 4, alle 5, alle 6, alle 7, quello che ti devi mangiare è una tonnellata di pasta e tu non è che c'è proprio voglia di mangiarti la tonnellata di pasta. Finisci la gara, il giorno dopo magari ne è un'altra, questo più per magari chi fa gara così. Appena finita la gara c'è il vomito, c'è ancora il sangue in gola, devi mangiare subito per reintegrare carboidrati. Sì. Il giorno dopo, magari il lunedì, quando non consumi calorie, non devi mangiare tanto, devi stare tranquillo perché sennò ingrassi, ti si apre una voragine, cioè il frigo entra dentro intero e lì non puoi mangiare. Qualcosa, questa è la cosa più frustrante che ho come ricordo del ciclismo collegato al ciclismo in assoluto. Sì, perché poi non se vuoi... Vuoi veramente avere un certo tipo di performance, non puoi fare altrimenti, cioè devi proprio contenerti, cioè devi... E mangiare quando non vuoi. Tenere mettere un lucchetto al frigorifero quasi. Col timer che si sblocca a un certo orario. Però no, per me la parte più frustrante era quando mi allenavo magari per un periodo dove facevo le cose al 110%, stavo attento anche al mangiare, l'allenamento, tutto quanto, poi andavi a correre e prendevi le legnate. Quello è quello che succede a molti ciclomotori che puntano a fare una buona campagna del gran fondo, magari tanti puntano già dalle prime gare, al marzo, aprile,
fanno un inverno certosino, stanno attenti a tutto e poi bah, sono ammazzate, fanno tornare a correre legnate e quelle posso garantirvi che è molto frustrante per sì, chiunque. Però diciamo che se conosci il tuo livello, vai in una gara, sai qual è il tuo livello, se riesci a esprimerti al 100% del tuo livello, che arrivi primo, centesimo, millesimo, alla fine sei riuscito a arrivare al massimo di quello che potevi tu. E in una gara in fondo, secondo me, ti puoi staccare e andare dal tuo ritmo. Il problema grosso è quando fai una gara tipo le facciamo da pro o dilettanti, ma anche le gare in circuito amatoriale dove non ti puoi staccare, perché se ti stacchi la gara è finita e ti rendi conto che vai molto meno di quello che pensavi e ti tirano il collo dappertutto, quello è veramente fastidioso. Com'è fastidioso non avere più tempo per uscire in bici, magari si è cambiato lavoro o il lavoro porta via molto più tempo e quindi rimane qualche cartuccia nel weekend, però poi c'è la famiglia, moglie, figli che non ti permettono di uscire quanto vorresti e questo porta a un pochino di fastidio. Però secondo me in una settimana alla fine sono 156 ore una settimana, uno 4, 5, 6 ore si ritira fuori se vuole, al di là della famiglia, del lavoro, di tutto. Inverno dice magari vuole. Fai i rulli, sì, se vuole però farlo. Uno che prima riusciva ad allenarsi in doppio non si può allenare. Cioè io ad esempio in una settimana almeno 7, 8, 5 ore di PlayStation riesco a tirarmi fuori perché... E incastri bene, in qualche maniera. La tua attività fisica riesci a farla, insomma. Però andando... Tornando seri, andiamo sulle frustrazioni del ciclista professionista. Ci vogliamo collegare a questo caso del team DSM. Sporza, che è un medio giornalistico famoso in Belgio, ha fatto un'inchiesta su quello che sta succedendo nel team DSM perché ci sono sempre più corridori che abbandonano la squadra a contratto ancora in corso. L'ultimo di questi è Thijs Benoot, ma ci sono stati anche Bardet, Kittel, Michael Matthews, Warren Barguil, insomma tanti corridori forti che hanno lasciato la squadra prima e facendo delle interviste Sforza un po' citando corridori come De Becker, un po' lasciando i corridori anonimi, si è capito che insomma c'è un sistema di gestione della squadra molto maniacale, molto standardizzato in cui tutti i corridori devono essere uguali, vestirsi uguali, pensare alla stessa maniera, allenarsi sempre come dice la squadra. Da un punto di vista porta dei vantaggi, ad esempio diceva corridore che è la squadra dove è più probabile avere le tre biciclette con le stesse misure tutte e tre, cosa non scontata nel mondo professionismo, sappiamo benissimo, perché tante volte i meccanici sono un po' così, non le mettono esattamente uguali. D'altro canto però se vuoi cambiare di 2 mm la terza sella perché devi fare una trafila, il fondello della nuova stagione è cambiato, ti vuoi alzarla abbassarla perché hai cambiato il fondello ad esempio, diceva che il meccanico ha dovuto fare 16 telefonate a chiamare tutti quelli che del reparto, organizzazione e dovevi convincere sul perché tu avessi bisogno di alzare 2 mm la sella. Diciamo che detto come va detta, la tira lunga per qualsiasi stupidaggine, quindi questo porta il corridore a stressarsi più del dovuto. A me raccontavano che quando c'era Kittel veniva preso molto di mira e per il motivo del peso, perché era molto spesso, aveva quei 2 chiletti in più e quindi lo insultavano quasi. Craddock che mi raccontava dei momenti in cui i manager, i direttori sportivi affrontavano a muso duro i corridori, c'era poco rispetto per l'atleta, si mettevano sempre al di sopra di tutto, noi siamo quelli che capiamo solo noi, quello che dite voi non serve a nulla e quindi c'era questa considerazione molto bassa dell'atleta, cosa che non c'è solo al team DSM, il team DSM è più accentuata questa cosa, però io ho fatto un po' di anni anche nel World Tour, ho fatto 2 squadre, però parlando anche con i colleghi ci sono altre realtà che non sono facili per niente, a livello umano, a livello di empatia siamo messi molto male. Sì, però diciamo che il team DSM eccelle in questo. Sì, poi diciamo questo protocollo si è applicato all'80% in altri team, come leggevo, farebbe andare più forte tutti i corridori. Anche lo stesso Nicolas Roche, con cui abbiamo fatto un'intervista per GCN Plus, ci diceva che nel periodo del lockdown avevano messo in su un protocollo di allenamento e simulazione gare che ha motivato tutti ad allenarsi bene anche quando erano sui rulli, certo, quindi certo. Ha sicuramente anche cose positive, però bisogna capire che queste cose si applicano a esseri umani e non a robot, cioè non a 30 persone tutte uguali, ma ognuno con delle differenze e delle necessità diverse. Sì, è comunque un ciclismo che sta andando in una direzione sempre più, chiamiamola, estrema, per raggiungere certe sì, performance protocollata. Bisogna fare attenzione a qualsiasi cosa, dall'allenamento allo stile di vita,
e quindi si dettano regole sempre più frustranti. Frustranti. E è difficile, infatti tanti poi abbandonano magari l'attività o comunque non riescono a trovare un posto per tanti anni dentro il ciclismo che conta. E non è facile, però il professionismo in generale... Beh, se non fosse facile lo farebbero tutti. Esatto. Per oggi è tutto a livello di Lead Story, ma scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate, la vostra più grande frustrazione legata al ciclismo. La frustrazione più grande dei seguaci di GCN Italia, qual è? Scrivete. Race News! È stato un weekend ricco di gare nel ciclocross, gare di alto livello, Giorgione! Sì, sabato si è corso una prova dell'ETS Cross a Robotland, ha vinto negli uomini Van Aert, che è appena rientrato sta dominando il settore davanti a Ayers e Ronrar. Nelle donne invece Zoe Baxted, la figlia di Magnus, secondo posto Verdon Shot Laura e Anna Kay. Da segnalare il fatto che il giorno seguente si correva in Val di Sole in Italia. Però le coppe in Val di Sole sulla neve. Van Aert, quindi parla dei risultati, è uno dei pochi che si è fatto tipo due voli aerei, macchina, trasferimenti vari, è riuscito ad arrivare al percorso, ha fatto due giri di prova, ha detto ciao, partiamo. Non poteva mancare, non poteva sbattare come solo lui sa fare sulla neve. Io non ho avuto la possibilità di vedere la corsa, ma tu mi raccontavi che nei tratti dove tutti salivano a piedi lui andava sì, c'era una riva molto non stretta mai. Dove tutti scendevano e avevano anche difficoltà a mettere la bicicletta in spalla perché non c'era proprio spazio. Lui andava su in bici tirando su una neve come un gatto delle nevi. Era una cosa, sì, guadagnava 10 secondi a giro solo lì. È una bestia, è fortissimo. Infatti il povero Venturenaut non ha potuto nulla. È andato molto forte, ha tenuto bene. 50 secondi è andato con... Sì, però diciamo, ha tenuto sui due leggerini Pidcock e Iservit che hanno lottato tutta gara per il terzo e quarto posto. Alla fine terzo Pidcock, quarto Iservit che continua comunque a dominare la Coppa del Mondo. In campo femminile invece vince la prima gara della stagione la Van Empel, che è anche la campionessa del mondo in carica under 23, quindi inizia a vincere anche tra le professioniste, davanti a Marianne Vos. C'è stata una sfida nel finale, quella Vos che ha sorpassato, poi caduta. Esatto, superata la Van Empel verso la fine, poi scivolata e caduta, è arrivata in seconda posizione, al terzo posto la canadese Rochette. Adesso però arriva Van Der Poel, quindi Van Aert dovrà sudare un pochino di più, secondo me, vediamo. Si vuole dominare. Vediamo. Ah, bella sfida, Cycling Inspiration, la sfida delle foto caricate sull'hub di GCN. Andiamo con il terzo posto, Giorgione. Terzo posto, Zaccomello. 0 gradi, cielo cristallino e montagne innevate. Quale migliore domenica mattina prima di godersi sul divano davanti alla stufa? Il ciclocross sulla neve della Val di Sole. Sì, non è ancora iniziato ufficialmente l'inverno, fa già un freddo cane, quindi apprezziamo queste foto in mezzo alla neve. Sì, pieno inverno totale, Giorgione, dai. Ci piacciono. Sì, ci sta. Al secondo posto, Max Lucotti. Tra le colline del vino, con una meravigliosa vista sulle Alpi. Senti che pathos, Giorgione. Molto bella, una bella fotografia. Ti porto lì. Che bella la bici. Dovevamo fare la foto, ti porto lì, Giorgione. Sì, ma sto bene anche qui. Al primo posto! È caldo, Giorgio, bello sbracciato così, non c'ho freddo, comunque. Primo posto, Camilla Moscatelli. Moscatelli Por. Allora, 8 dicembre, scappare dalla neve milanese anche solo per un giro di 40 km al mare ti riconcilia davvero con l'inverno. Eh sì, come darti torto, cara Camilla. Sì, anche perché bella. I primi freddi danno proprio fastidio. Sì, Liguria, io proprio li soffro. Questo problema è che non riesco a uscire in bici. Cioè, faccio proprio mi devo violentare per uscire in bici, ma non ci sono. Ma non violentarti, Maranga, non ma frustrarti. Evito questa violenza e molto spesso, quasi sempre, sto a casa. Vediamo la foto del parco bici questa settimana, è Fluvé, mi sa che questo è la decisione francese sbagliata a caricare, ha messo il nostro, Fluvé. Però la bici mi piaceva molto. L'ha caricata bene e quindi... Però c'è una pedivella che non è proprio orizzontale. Non segue i dettami del Giorgione, che a volte sono una valvola avanti e indietro. Non ho trovato di meglio questa settimana, anche il rapporto non era Giorgio, posto. Vabbè, mi piaceva la bici, è come la mia. Vabbè, te lo passo. Continuate a caricare le vostre foto sull'app di GCN, sezione Cycling Inspiration e Parco Bici. I tuoi commenti, andiamo con la tradizionale lettura di alcuni vostri commenti, iniziando con Ciccio Pungiball. Le peggiori invenzioni in ambito bici sono le salite sopra il 10%. Sono d'accordo con te, Ciccio.
Sì, non l'hanno inventata apposta per la anche Giorgione penso che sia d'accordo. Ma anche il 5, sì. Anche il 5. Vai. Dante Attanasio. Ma perché per leggere i commenti mi mettete gli occhiali e per il sondaggio invece no? Comunque grandissimi lead story, è diventato un mando di famiglia. Lead story, ma così, per fare il momento, per creare il momento del tour a commenti, mettiamo l'occhiale. Ma no, io da un occhio non ci vedo proprio, quindi preferisco avere una visione bioculare quando leggo le cose. Poi nella vita di tutti i giorni con un occhio solo ci vedo, comunque non è un problema. Andrea Netto, io propongo un nuovo hashtag. Hashtag Giorgione in luna rossa. Lo propongo anch'io, Giorgione, io ti voglio vedere sbattere. Ma ho letto il modello di prestazione che serve e non sono preparato per la cosa. Cioè sarei stato perfetto quando correvo. Allora, innanzitutto bisogna pesare più di 90 kg. E lì ci siamo, non guarda, c'è abbondantemente. Probabilmente per bilanciare la barca, vabbè, adesso non so bene perché. Lì, però il fatto che sia richiesto... Quel requisito c'è. Quel requisito c'è in andiamo abbondanza. Andiamo là, quello successivo. Successivo è che bisogna tenere per 30-40 minuti una potenza tra 370 e 440 watt. Ma è normale, Giorgione. E adesso non ce li ho. Ma tu pensavi di andare là così, allenandoti alla PlayStation? No, io pensavo di fare la fucilata di 10 secondi. E poi stare 10 minuti a fargli... E faccio la zavorra, non è che non faccio niente, faccio la zavorra. Sfida di sprint che sei collassato per terra. No, quello era proprio non ero allenato. Con un minimo di allenamento, recuperare e fare uno sprint ogni due minuti non è un problema. Però tenere per 30 minuti 400 watt ce li avevo ai tempi d'oro, adesso non ci riesco. Giorgione, basta allenarsi, mentalizzarsi come quando eri atleta. Veramente testa bassa. Sì, ma sacrifici. Faccio anche non, quando facevo l'atleta. E si vola con una rossa. Sì, ma non faccio solo quello nella vita, ma va bene, Giorgione. Vabbè, allora, se salta una rossa, ci prepariamo per il campionato italiano su pista. Quello me l'hai promesso. Vediamo. Me l'hai promesso. Vabbè, andiamo avanti, sennò qua ci prendiamo. Andrea Netto, ciao mitici, ho una domanda da farvi. Ormai mancano poche ore a che diventi papà. Domani sarai già papà. Ho visto un video di GCN UK dove Connor parlava di allenarsi con il trailer. Visto che Giorgione è neo papà, non potrebbe fare un bel video in cui consigliate anche quale prendere da che mese età iniziare a portarlo? Giorgione non la rossa. Ti potresti allenare con il trailer. Trailer è qualcosa che il passeggino che metti dietro sì, la bicicletta. Sì, anche Chariot, io lo chiamo Chariot, vabbè. Giorgione, a me sa che fanno paura. Cioè, perché se investono me, mi interessa relativamente. Sì. Cioè, vabbè, ma se mi investo un po' dietro la bambina attaccata, che è anche più bassa. Più ti sentesti più sicuro a usare l'inciclabile? Sì, nel senso non mi sento proprio mio agio se portarmi la bambina dietro così, che proprio a quell'altezza qua, che me la schiacciano. Non mi fa impazzire come idea. Guarnieri ha messo il Chariot sulla bici da strada e ha fatto un tratto con sua figlia, molto forte. Solo che il Chariot c'ha un braccio importante, ha fatto una sterzata in una ciclabile così. Ribaltata. No. Non si fatta niente, c'era tutto. Però un po' più grande, sta da sola. Si è preso una paura, ha sbrindellato la bici, il Chariot. La bimba non si è fatta niente, però mi è rimasto in testa sta roba. No, piuttosto passeggino, come andavo io con mio nonno, passeggio dentro nel passeggino, vai. Vecchia scuola, perché complicarsi la vita. Seggiolino, non passeggino, seggiolino. Luca Campagnaro. Giorgio Alan ti vuole togliere le poche soddisfazioni che ti restano nel mondo ciclistico pedalato, sia chiaro. Non è vero, Luca, io non... perché si riferisce al video che vorrei fare sul togliere il com a Giorgione. Ma no. No, io non lo tolgo. È una delicatezza. Ma io non lo toglierei mai il com a Giorgione, quei com poi corti così esplosivi da 2000 watt. Tu no, ma volevi portare i professionisti. E loro me lo portano via. Sì, sono proprio cattivo. Vabbè, prendiamo un professionista di basso, medio... Sì, non è che io ero un professionista di alto livello. Tu quando facevi quei com lì eri bello cattivo, Giorgione. Vabbè. Il Catta 90. Passatempo preferito del Maranghe, speciale del Bramo, poverino. Vedi, ma li hai anche selezionati te questi commenti. Volevi rimarcare la cosa, che è stato molto cattivo nella scorsa puntata. Sì. Continui a insistere anche in questa, la luna rossa, bici volate su pista, togliamo. Io lo faccio per motivarti, Giorgione, lo faccio per motivarti. Stefano Lamberti. Alan che bullizza il Bramo è terribile. E lo vuole mandare in pista e poi in barca e infine sfidare se stesso quando era pro. Di una cattiveria unica. Io vi ringrazio, ragazzi, per questo. Ma Giorgione che mi bullizza, mi fa fare tutte le sfide più invasive, più impattanti. Alan, tu sei la cavia di GCN Italia. Quindi tu da contratto devi fare le sfide impattanti. Io devo fare un'altra cosa, non devo fare. Io non mi presto. Sono io adesso, quello cattivo sono io. Sta a vedere che finisce così. Matteo Amendola, vai tu.
Ciao ragazzi, sento spesso parlare i pro in questo periodo in cui dicono che vanno in Z2 per fare fondo, è ok, ma a livello fisico e fisiologico fare tanti chilometri in Z2 per una stagione futura cosa comporta? Una sorta di fondamenta per strutturare il carico di lavoro nei prossimi mesi? Sì, essenzialmente sì. Tanto è comunque un tanto relativo, perché il tanto di una volta era 6 ore, 7 ore, 8 ore in Z2 prima di iniziare con gli allenamenti specifici. Adesso il tanto magari sono due ripetute da 20-30 minuti, mare più Z3. Sì, serve proprio per quello, cioè per creare una base di condizione aerobica che poi ti permette di aumentare poi la parte anaerobica, e che va a strutturare con il tempo e che migliora la parte di potenza aerobica massima. Però secondo me una base aerobica ci sta, anche se la teoria degli ultimi anni, quella di fare cose più massimale recupero, quindi più intervallato, più polarizzato, secondo me in certi periodi della stagione un bel po' di base aerobica non fa male. La cosa certa è che se tu senza base inizi subito a lavorare ad alta intensità, in condizione ci vai. Però ti dura anche poco questa condizione. Sì, ho osservato questa cosa, che è difficile, che ti capita più spesso la giornata no durante la stagione. Se invece è una buona base aerobica è meno probabile che ti capiti con la giornata no, che se ti capita il giorno che vuoi fare una gara bene sei sfortunato. Paolo Piana, il video dei com va fatto con quelli di Alan. Non penso di avere neanche uno oggi. Mare, piadine svattate, ecco, questo mi piace di più. Dopo aver provato a battere il maranghe nei segmenti, si apre la sfida culinaria a base di cappelletti. Cosa si può chiedere di più? Io parlavo su mare e piadine svattate, purtroppo. Come fai a non avere com maranghe? Io sono andato a vedere, dopo lo show dell'altro sono andato a vedere, vediamo se mi rimane qualche com. Ho ancora 3 pagine di com. Io ero una zona più battuta da gente che io no, in Brianza, Bergamo sono un po' chi si. Sì, ma erano zone un po' più ricercate. Comunque io sono d'accordo sulla sfida culinaria a base di cappelletti. Vabbè, ci quello sfidiamo. Guarda, mi cogli. La sfida ignorante a chi riesce a mangiarne di più. Queste sono le sfide in cui sono contento di essere una cavia. Man versus food, così. Sì, che tra l'altro saranno contenti anche, proprio centrato sul tema del canale. Però non si può fare. Vabbè, se non ha fatto di tutto in inglese, possiamo fare anche noi. Vai, Tissone David. Alan, ti sei fatto uccellare sul traguardo. C'è da dire che Peter è un campione, bravi ragazzi, ci siamo. Si riferisce all'intervista uscita di Peter Sagan. Se tu vinci, io potrei fare una penitenza, non lo so. Io pensavo l'hai lasciato vincere. No, so che era una mossa assurda, nel senso che c'erano tre pedine in fila precise lì, però tre. La situazione era complicata. No! La situazione era complicata, perché abbiamo dovuto cambiare il programma, perché Peter era in ritardo, aveva un altro appuntamento, c'era il suo manager, il suo detto stampa dietro, Uboldi, che faceva un pressing esagerato. C'era tutta sta fretta, però lui si prendeva tutto il tempo del mondo. Io dovevo pensare alle domande da fare, gestirlo, anche perché a volte lui magari non capiva bene dove voglio fare le domande, abbiamo dovuto tagliare. E a un certo punto io non ero più concentrato sulla partita, non veramente pensavo le domande a chiudere in fretta, e alla fine involontariamente ho fatto chiudere in fretta la partita, ma cioè, Maranga, tu giochi a Forza 4 dalla prima seconda elementare, lui non aveva mai visto nemmeno il gioco, capisce, anche lui doveva pensare a rispondere in una lingua che non era la sua, domande fatte da te mentre giocava. Sì, però io avevo la fretta che mi metteva Uboldi, a parte che io Uboldi ai polpacci, che ti mordeva i polpacci, cioè, lì che comunque involontariamente l'ho fatto a finire questa partita. Ho fatto un'altra sfida a Forza 4 con Petrucci, ti ricordi? L'ho battuto, quindi un pochino di esperienza ce l'avevo, appunto. Solo che lì per quello che tu hai essere fatto vincere. Dai. Comunque, Peter, anche se lo conosce da una vita, ti riesce a mettere di soggezione e a portarti all'errore. In ogni caso, vorrei far notare. Però la maglia ce l'ha regalata lo stesso con la dedica. Poi, i tre punti esclamativi. I tre punti esclamativi che equivalgono alle sue tre maglie ridate. Dovrò anche pagare questa penitenza, vestire la maglia intima, non so quando. Io, però io mi immagino com'è questa maglia intima. Eccentrica. O egocentrica. No, egocentrica, fa una di quelle robe da club solo maschili anni 80, sai, un po' bella retinata. Palesemente egocentrica. Comunque, i commenti sono finiti, mi raccomando, andate a rimediare, se non avete ancora visto, andate a vedere il video di Sagan, e voi continuate a scrivere, commentare, e noi risponderemo sempre più commenti possibili. Giusto.
Sondaggio della settimana. Nello scorso show vi abbiamo chiesto secondo voi qual è stata l'invenzione tecnologica che avreste salvato. A vincere con il 43% cambio idraulico, poi sospensioni su bici da strada, poi il Mavic Zap 22% e pentivelle caricate a molla 5%. Ecco, ma insomma, sospensioni sulla bici da strada 30%, sì, diciamo che il cambio idraulico è quello che ha vinto proprio nettamente. Sì, però se avessi, al posto di Mavic Zap avessimo messo cambio elettronico, perché poi alla fine sì, iniziato, forse avrebbe preso più voti. Sì. Tipo, ma il Mavic Zappa, Mavic Zappa, una roba. Questa settimana vi chiediamo qual è stata la tua più grande frustrazione ciclistica, ovviamente a tema Lead Story, potete andate rispondere sull'app di GCN. Caption Challenge, la sfida frustrante delle didascalie. Un po' scontatina. Allora, la sfida frustante, perché frusta, fa schifo, fa più schifo. Vabbè, andiamo a vedere chi ha vinto. L'aggettivo. Non mi è venuto. La foto è quella di Van Aert immerso nel fango di Boom, è appena caduto, stava tirando sulla bici. A vincere è DM Fabio, commento tra l'altro preso dall'app GCN, si può partecipare anche utilizzando l'app adesso. Quando ti trovi a metà tra la Coppa Cobram e la partitella a scapoli contramogliati di fantoziana memoria, indimenticabile. Ah, è la fusion perfetta, perché la Coppa Cobram in bici, il fango della partitella. Ci sta di brutto. Fantastico. Andiamo a vedere la foto di questa settimana. Allora, c'è Michael Rogers che sta correndo sulla neve. I mezzi se ne stanno andando, lo stanno lasciando a piedi probabilmente. Questa è la classica situazione in cui ti ha lasciato al vento e si concretizza sulla neve, tra l'altro. L'ha fatta un po' lunga in bagno e è arrivato tardi. Non lo so cosa sia successo, però qui c'è materiale importante per una bella caption challenge. Quindi via con la sfida. Cari amici impattati, siamo arrivati alla conclusione anche di questo 154esimo GCN Italia Show. Se vi è piaciuto, come sempre, un bel like. Commentate qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.